Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo della saldatura di questa settimana. Metodo UT, tecniche avanzate, TOFD e Phased Array. L'articolo a pagina 2, a cura dell'ingegner Simone Rusca, responsabile dell'area formazione teorica controlli non distruttivi, presenta il corso in programma dal 9 al 13 luglio presso la sede IS di Genova. Si tratta di un'edizione di corso modulare dedicato all'approfondimento delle tecnologie avanzate nel metodo volumetrico UT. L'iscrizione è aperta sia a coloro che sono già in possesso del certificato di ispettore di secondo livello UT, in accordo alle norme UNIEN 473 e ISO 9712, con la possibilità di sostenere il relativo esame finale per ottenere l'estensione della certificazione all'applicazione particolare, e sia coloro che non sono ancora qualificati, ma che desiderano conoscere tali tecnologie che trovano applicazione industriale a livello internazionale. Per richiedere informazioni e la scheda di iscrizione al corso è possibile contattare la segreteria Formazione Teorica Controlli. Il prossimo 17 luglio a Torino, presso la sede della società BTest SRL di Volpiano, si terrà la presentazione del corso per Welding Engineer Technologist. L'istituto, in funzione delle richieste che pervengono e per cercare di supportare le aziende anche in questo, cerca di delocalizzare lo svolgimento di questo corso per evitare lo spostamento degli interessati verso la sua sede di Genova. Il corso si terrà a partire dal prossimo 13 ottobre e la presentazione avrà come obiettivo chiarire al meglio i contenuti. Saranno presentati i testi, il materiale didattico e gli altri supporti utilizzati durante le lezioni ed esercitazioni. L'iscrizione alla presentazione è gratuita e non è vincolante, ma per ragioni organizzative è necessario registrare la propria partecipazione con un semplice messaggio di posta elettronica all'indirizzo della segreteria del corso che vedete in sovraimpressione. Per concludere, ricordiamo l'appuntamento al seminario organizzato dal nostro istituto previsto per il prossimo 12 ottobre a Padova, dal tema La fabbricazione di strutture metalliche saldate in Italia oggi. Quali opzioni per i costruttori italiani? Al seminario saranno presenti rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici, degli enti certificatori e di ACAI. A pagina 4 l'articolo a cura dell'ingegnere Michele Murgia, direttore responsabile dell'area formazione IS, evidenzia ulteriori dettagli. Con questa notizia chiudiamo l'appuntamento col TG Saldatura Flash di questa settimana. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.